L'ho rotto? Spero di no. E salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi ho da mostrarvi un gadget che mi ha veramente scaldato il cuore, perché era da tantissimo tempo che non vedevo un prodotto innovativo e di qualità così alta. Qui c'è già scritto in cosa consiste, si chiama Dito, è di Divum ed è un Retro Pixel Art Portable Speaker. Lo conoscevo già, l'avevo visto in giro su qualche pagina Instagram. E guardate già il packaging in cui viene fornito. Arriva direttamente da Amazon, ma è venduto in questa specie di confezione regalo, già pronta per regalarvi comunque un unboxing experience di qualità. Ed in particolare, se la vista non mi inganna, qui c'è un piccolo bottoncino che secondo me va cliccato tra virgolette per poter aprire la confezione esattamente. E questo è senza ombra di dubbio lo speaker, il mini speaker portatile più figo del mondo. Sì, lo so, sarete molto confusi, lo mettiamo un attimino da parte e ce ne occupiamo dopo. Nella confezione ovviamente troviamo anche degli adesivi molto carini, fatti anche questi in stile pixel, che boh, potete sempre appiccicare dove vi pare, un po' un throwback agli anni 2005-2006. Poi vabbè, il libretto delle istruzioni che non tiro neanche fuori perché chiudiamo la scatola. Questo è il classico prodotto da scoprire autonomamente. Peraltro ho un sacco di pellicole che ora mi divertirò a rimuovere. No, però così li ho... gli ho tipo staccato la faccia, un po' mi dispiace. E poi ce n'è un'altra qui. E ora il nostro speaker è nudo e crudo. E intanto ragazzi, qualità di costruzione veramente buona, si sente che c'è anche del metallo, non è fatto in plastica. Qui al lato vedo che c'è non solo il pulsante per accenderlo, cosa che faremo tra pochissimo, ma c'è anche un inserto per inserire una micro SD ed è ricaricabile tramite USB-C. E infatti nella confezione, incluso in uno scompartimento a parte, c'è un cavo USB-C, USB tradizionale, peraltro brandizzato Divum e fatto tutto rugged, quindi molto solido. Ragazzi, qualità dei materiali appurata 100%. Ma la cosa interessante di questo speaker è che può fare molto di più che semplicemente riprodurre la musica. E senza perdere altro tempo lo accendo, così posso subito mostrarvi quali sono le sue peculiarità. Cioè, io non so se avete capito di che cosa stiamo parlando. Ok, ha uno schermo anche abbastanza grosso, insomma prepotente, da 256 lucine LED, come potete vedere. E letteralmente tu con questo schermo puoi farci quello che vuoi. È come se fosse un mini computer programmabile. E tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma i tasti sono meccanici. Questa è una mini tastiera meccanica a 6 tasti. Ed è un rumore bellissimo. E già che ci siamo, rapida visuale dei comandi. Ovviamente abbiamo il tasto più e il tasto meno, che sono parallelamente responsabili dell'alzare o diminuire il volume. Poi abbiamo le freccine laterali, che servono sia per spostarsi nei vari menu che per cambiare canzone. E poi abbiamo il tasto menu, che vi permette appunto di aprire una vasta gamma di opzioni. Lo vedremo tra un secondo. Perché prima infatti vi voglio mostrare questo tasto, che è quello con l'icona del sole, che come potete vedere però non gestisce la luminosità, bensì permette di cambiare icona, cambiare pixart visualizzata sullo schermo di questo dispositivo. Infatti è pieno di pixart che noi potremo selezionare e mostrare come una sorta di screensaver. E questa cosa a me fa impazzire, volendoci anche la schermata tutta nera. Invece poi c'è quella di default che è l'ora attuale. Ok, ma prima di mostrarvi altre funzioni voglio collegarlo tramite Bluetooth al mio smartphone, perché comunque prima di tutto questa è una cassa Bluetooth. Vediamo come suona. Dito audio, eccolo qua. Proviamo a collegarci, vediamo se va tutto liscio al primo tentativo. Boom, consegna. Senti, e siamo connessi velocissimo, ragazzi. Ricordo mamma che mi chiamava quando il fine settimana al tramonto tornavo a casa che puzzavo di... Si sente davvero molto bene, leggermente ovattato, ma è come da consuetudine perché comunque il form factor è quello che è. Però la qualità audio anch'essa è molto alta, quindi sicuramente siamo davanti a un prodotto di qualità. Puoi riprodurci audio mediante la connessione Bluetooth, oppure puoi addirittura inserire una micro SD con all'interno della musica, tutta la musica che vuoi all'interno del suo apposito slot. E come potete vedere, appena l'ho inserita, è comparso il mini doodle della micro SD, sta anche vibrando. Ed è partita in automatico la riproduzione dei brani che ci sono sopra.
ci devi mettere il cuore. Sei capace a tutte le ore. Da quando c'ho 13 anni mi si è aggiunto un genitore. Lui mi parla perché sa che mi è debitore. Ok, la levettina e anche il bottone play pausa, lo abbiamo appurato. Mi sono aperto le vene in camera. E questo è per quello che concerne la parte multimediale. Ma può fare anche molto di più. Da quello che ho capito, il tasto M, questo qui arancione, dovrebbe anche essere una sorta di tasto menu. E tramite le freccettine possiamo spostarci tra le varie opzioni di questo menu. In particolare qua abbiamo la musica, che l'abbiamo appena provata. Ma abbiamo i giochi, si selezionano in questo modo. E tra i giochi abbiamo il Tetris. Questo non ho idea di cosa sia, sembra un pisello. Però per esempio c'è Snake, ragazzi. Io ci voglio assolutamente giocare, fare una partita almeno. Ok, i comandi sono tipo la cosa più difficile del mondo, però dopo un po' ci fai anche pratica. Non so quanto poi una persona riesca a giocarci nel quotidiano. C'è anche il Tetris, che in tutta franchezza è giocabile in modo un tantino più semplice. Vedete, in questo modo voi potete spostare a sinistra o a destra i pezzi, con questo li fate andare giù velocemente, oppure potete ruotarli appunto con la levetta analogica. Non vedo perché dovete giocare a Tetris con la vostra macchinetta Bluetooth, con il vostro speaker Bluetooth, ma il solo fatto di poterlo fare lo rende fenomenale. Ma i giochi non sono la sola cosa che potremmo fare con il nostro dito. Per esempio c'è l'opzione colora, che è fatta un po' per i bambini. Praticamente dovremmo spostare questo pallino lampeggiante in una sezione tutta unicolore, e poi premendo la leva praticamente coloreremo tutta quella sezione di un altro colore. Questa a mio parere è la cosa un po' più stupida. Ma poi abbiamo una sezione molto comoda, che è quella diciamo dei segnatempo o segnanumeri, che è la terza, questa qua viola. Abbiamo il segnapunti, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Qui potremmo segnare un punteggio blu e un punteggio rosso per qualsiasi evenienza. Dobbiamo sfidarci a carte, a mini golf, una qualsiasi cosa per cui bisogna segnare i punti lo potremo fare. Poi c'è un fantastico timer, che si fa partire anche in questo caso con la piccola levetta. C'è un contatore di decibel, che sostanzialmente indica quanto rumore c'è nella stanza. Raga, manco l'Apple Watch, cioè, ma di cosa stiamo parlando? E poi c'è una clessidra, quindi praticamente un timer. Noi dovremmo impostare tramite sempre le freccettine, la levettina, il tempo che deve passare, e inizierà un conto alla rovescia anche con l'icona della clessidra, quindi molto stiloso. Ed infine c'è anche la sveglia, quindi basterà impostare un orario dove la sveglia dovrà suonare. Io per esempio l'ho impostato alle 10, anche se in genere mi sveglio alle 8, ma questo è solo per fare una prova, e si metterà a suonare. Ovviamente piccolo inconveniente: se volete che suonerà la sveglia dovrete lasciarlo acceso, quindi assicuratevi che non si scarichi durante la notte, perché altrimenti non suonerà. Peraltro batteria veramente capiente da 3000 mAh, manco fosse un piccolo smartphone, che vi assicura una durata media di 8 ore di playback. E guardate questa cosa, ragazzi, dopo la prima volta che avrete inserito la micro SD, tutte le altre volte la riproduzione è istantanea. Appena la inserisco parte in play. Poi ovviamente possiamo cambiare canzone con le freccettine, come vi ho detto. Ogni volta che parte riproduzione una nuova canzone, il display si illumina con il suo titolo. E quindi in generale io adoro questo piccolo speaker Bluetooth. Volevo solo rapidamente mostrarvi anche l'applicazione Divoom, che è disponibile sia su App Store che su Google Play, che permette quindi di controllare questo piccolo gadget direttamente dal nostro smartphone. Come potete vedere, si tratta di una community online di artisti che creano dei pixel art a 256 pixel fatti apposta per il nostro dito. Per scaricarli e installarli, quindi diciamo per averli come screensaver, la prima cosa che dovremo fare sarà andare nelle impostazioni e collegare in questo modo il nostro Divoom. Quindi ricercherà i dispositivi Bluetooth, ovviamente dovrà già essere collegato via Bluetooth al nostro iPhone, infatti in questo caso lo trova, Divoom Lite, ed ecco che subito appare qua l'abbinamento Bluetooth. Una volta collegato potremo ritornare nella sezione... Oh, a quanto pare è come Windows Vista. Gli aggiornamenti partono senza che uno li chieda. Comunque è incredibile come ogni cosa abbia una sua icona fatta a mo' di PixArt. Cioè, sta scaricando l'aggiornamento, mostra l'icona dell'aggiornamento. C'è una cura nei dettagli incredibile. One eternity later. Buongiorno, ben svegliato dopo l'aggiornamento. Come stai? Ma guardate quanti PixArt ci sono. Diciamo che per esempio mi piace, voglio provare questo qui con il gelato. Ah, appena lo clicco vedete che subito viene portato all'interno del mio dito e lo posso anche volendo scaricare proprio. Ecco, in questo caso proprio l'ho inviato, quindi poi premendo il tasto della luminosità, qui dei doodle, in teoria dovrei caricarlo e a un certo punto dovrebbe comparire. Eccolo, era comparso, eccolo qua.
Da questo menu non solo potremo scaricare tutti i doodle che vogliamo, guardate che carino che è questo qua di Pac-Man, bensì potremo anche crearne uno tutto nostro. Andando qua nella sezione disegna, potremo progettarne uno completamente da zero. Ah, ok, si può colorare abbastanza semplicemente. Adesso cercherò di fare una cosa veloce. Ah, e poi peraltro qua appare in tempo reale. Fantastica questa cosa. Cercherò di essere rapido perché non voglio perdere 20 anni di vita. Però, raga, potremmo fare una specie di tramonto. Voi che ne dite? Un tramonto sul mare. Quindi il mare magari con questa tonalità qui. Poi un piccolo tondino giallo. E poi ovviamente facciamo, no, le classiche rondini nere. Com'è che si facevano? Tipo così. Più o meno, è uscito un mare un po' radioattivo, però può andare bene. Raga, immaginatevi un bambino quanto si diverte con questa cosa. È fenomenale e soprattutto costa 89 euro su Amazon. 89 euro è il prezzo praticamente di una Webum. E la qualità è molto simile. Ci siamo quasi allo stesso livello di una Webum. Ha molte funzioni extra in più. Funzioni che, è vero, non sono strettamente legate alla riproduzione multimediale. Però, raga, se volete avere un ecosistema come questo per tutto il resto, per poterlo mostrare agli amici, per poter flex una cosa del genere, anche una qualità veramente molto alta come materiali, ve lo consiglio assolutamente. Detto questo, ragazzi, questo era il mio video sul Dito Smart Speaker. Ma non è finita qui, perché infatti l'azienda me ne ha inviati altri due e quindi ho deciso di regalarveli tramite un giveaway. Le regole sono semplicemente due: dovete essere iscritti al mio canale e dovete commentare questo video lasciando un pollice in su. Quindi, ricapitolando, commentate, lasciate like e iscrivetevi. E tra una settimana sul mio account di Instagram farò l'estrazione dei commenti su YouTube, quindi ovviamente seguitemi anche su Instagram per restare aggiornati. La spedizione sarà gratuita, vi contatterò in privato e vi chiederò l'indirizzo per mandarvi a casa uno di questi due, a due persone diverse. Quindi, ragazzi, io spero che questo video simpatico su questo fantastico speaker Bluetooth vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, in particolare Instagram, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui a lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.